Bello, e con Bottegaccini appunto abbiamo realizzato questo progetto che si intitola Submerged Venice, che è diventato appunto recentemente Submerged Venice in Glass, partendo dalla prima mostra dove in questa Venezia interpretata, disegnata con un unico filo di metallo, ispirato alla teoria di Globia Vallese, che dice che le decorazioni architettoniche veneziane sono niente altro che un calendario bellissimo con il quale i naviganti si orientavano per viaggiare nel mondo quando non c'erano gli strumenti tecnologici, e passando per tutti i problemi dell'ecologia che cerco di indagare da 20 anni, cercando di dare anche un aspetto diciamo ludico e piacevole per coinvolgere le persone, ho raccontato di una Venezia che sta piano piano scendendo, un po' perché ci sono i problemi della subsidenza dovuta anche alle iniezioni diciamo di industriali, un po' per le motivazioni dello scioglimento dei ghiacci. Resi sono seguita in varie tappe e devo dire che ogni momento in cui si inventa qualcosa di nuovo con una grande creatività, ma non c'è solo questo, perché mi ha introdotto dei libri ponderosissimi, alti così, degli autori che citavi prima, e quindi c'è anche tutto un sostrato culturale molto approfondito, molto serio, e questo importa molto in un clima in cui apparentemente ci sono solo degli epifenomeni. E quindi, parlando di scioglimento dei ghiacci, abbiamo poi raccontato questo ghiaccio che diventa vetro attraverso questi pesci un po' abissali, un po' alieni, che vanno a popolare una Venezia per sensibilizzare nei confronti dei problemi del climate change.